una delle professioni nei prossimi 10 anni che è legata allo sviluppo dell'invecchiamento della popolazione, il settore cura degli anziani, che sarà il vero e proprio motore, in qualche modo, dell'economia, con cui l'economia dovrà fare i conti. Una serie di professioni legate all'aspetto sanitario, quindi i medici, gli infermieri, i fisioterapisti, ma anche a quello psicologico e perché no, appunto, al divertimento e al tempo libero. Non a caso oggi si parla di senior tourism, quindi turismo che sia sensibile e attento alle esigenze degli anziani. Per esigenze di tempo un po' corto, non spero, insomma, di essere stata chiara. Non v'è dubbio che il binomio anziani-giovani sia un binomio vincente, un binomio intorno al quale ruotano la ripresa economica e il benessere psico-socio-fisico degli esseri umani in ogni fase della loro vita. Questo binomio si realizza in particolare nelle città, le città che sono le città che sono simboli originari di democrazia, di libertà, di cittadinanza e di emancipazione, quindi città dove il ruolo del governo locale appare senza dubbio fondamentale, ma parimenti fondamentale anche il ruolo attivo delle persone che abitano le città e che quindi saranno in grado di svolgere. Concludo con una citazione di Saramago. Io penso che è un errore fare della gioventù un valore, neanche vorrei che si pensasse che sto dicendo che la vecchiaia è un valore, perché non lo è. Valori lo sono quando lo sono gli esseri umani, indipendentemente dall'età che hanno. Grazie.